Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Non avrei mai pensato, caro Beppe, di dover rifare un SOS per parlare della situazione dell'Arezzo, dell'Unione Sportiva Arezzo. Ma il calcio è così, è ripetitivo, no? Ma sempre a noi tocca, però scusa. Infatti, affinché non ci saranno degli imprenditori seri che faranno un ciclo veramente serio ad Arezzo, questo sarà il risultato. Finché arriverà gente di fuori che non ha interesse alla città, non ha interesse alla squadra di calcio, ma forse ha anche altri interessi, non lo so. Spero che l'abbia anche per la squadra di calcio, se ha fatto questo. E questo è il risultato. Finché non ci sarà una cordata di imprenditori aretini che farà il calcio come si deve ad Arezzo e investirà quello che deve investire, purtroppo questi sono i risultati, perché la storia te lo insegna. Quando abbiamo avuto i grandi risultati? Con Piero Mancini. Con Piero Mancini, con Montaini, con il dottor Golia, insomma, quando c'era gente che sapeva fare, quando c'era gente della città, ha fatto un programma a media lunga durata, l'ha rispettato e ha ottenuto i risultati. Oggi sono un po' d'anni da quando voleva andare via Piero Mancini, quelli sono i risultati, non c'è più niente. Ecco, Ferretti ha detto in conferenza stampa, oltre ha detto non mi vedete più, mi disimpegno, insomma spera entro il 16 dicembre, prima insomma, delle prossime scadenze, che subentrino dell'azienda Aretini, alludendo forse anche a qualche sponsor. Ha detto forse io ho pagato il dazio di venire da Roma, non va bene, ci vuole qualcuno di Arezzo. Non era il solo. Non era il solo. Il problema è, però scusa, questi... A venire da Roma a pagare il dazio. Questi Aretini non si sono mai materializzati, almeno nella storia recente, a parte Massetti che salvò, cioè che riportò l'Arezzo, lo riscrisse al campionato. Ma a parte questo, purtroppo ad Arezzo non c'è la mentalità imprenditoriale di investire in sport e cultura. Hai visto benissimo la città com'è. L'imprenditoria è sempre stata particolare, che ha pensato soltanto ed esclusivamente ad altri interessi e non a interessi generali. E quindi questo è il risultato. Aretini non ce ne sono, tu sai benissimo. Prima che venisse Ferretti, o quando, anche con Ferretti, quanto abbiamo girato e lavorato per cercare di trovare i personaggi aretini che potrebbero anche investire sulla città, anche per avere il ritorno d'immagine da cittadini stessi, quello che abbiamo girato, quello che abbiamo fatto, però purtroppo tutti ci chiudono la porta in faccia. Quando si parla di calcio tutti ci chiudono la porta in faccia, perché nessuno vuole investire su questo benedetto che sport, che poi è lo sport nazionale, che come immagine, se tu portassi l'Arezzo, non ti dico in Serie A, ma in Serie B, già darebbe dei risultati abbastanza importanti, sia per logicamente i proprietari, sia per l'immagine della città. Anche perché parliamo in Serie C di una gestione attuale più o meno che tocca i 2 milioni di euro a stagione, a fronte di quali entrate, cioè chi è che si può imbarcare in una situazione del genere? Perché tu la puoi fare anche con meno, però poi se sei fortunato magari puoi tentare il grande colpo, ma insomma se vuoi avere delle ambizioni devi spendere. Chi è che può permettersi? Ci sarebbero chi potrebbe permettersi, ma chi accetta di investire o non investire, in certi casi magari buttare 2 milioni di euro a stagione, no? Ma sai, ci sono imprese che potrebbero anche utilizzarlo per portarlo come costo all'interno delle loro società e quindi avere anche un risparmio fiscale, questo, e quindi recuperare una parte dell'importo. Poi l'immagine che prendono se la squadra va sarebbe importante, e poi il discorso che ha fatto di chi è. Io, quando si condusse per 5 anni l'Arezzo con Ciccio Graziani, arrivò gente da Roma che buttava diverse centinaia di milioni. Erano altri tempi. Ma io domandavo, scusa, ma te chi te lo fa fare da Roma e buttare 100.000 Arezzo quando non sei né presidente e sei un semplice consigliere e la domenica ti prende la macchina in Arezzo? Per me è una soddisfazione, è un giocattolo e mi piace buttarmi 100.000 all'anno, se lo poteva permettere. Ad Arezzo queste mentalità non ci sono. Sei preoccupato per quello che potrebbe... Molto, molto preoccupato, perché sicuramente se rifà la fine di dover ripartire un'altra volta da zero, ricomprando magari il titolo per poter accedere alla Serie D direttamente, sono molto preoccupato che questo disimpegno non porti a un fallimento di nuovo della società. Quindi... E il sindaco? Ma sai, i sindaci che sono susseguiti della società dell'Arezzo del calcio ne sempre portato poco. Quando l'hai sollecitati un po' di facciata si danno da fare, però sono molto disinteressati a questa cosa. Speriamo che questa profezia non si avveri, che ci sia un colpo di scena, però la situazione speriamo
sembra, diciamo, effettivamente che noi ci daremo nel nostro piccolo da fare per trovare una soluzione. Se pungoleremo giustamente qualcuno che possa fare questa operazione, vediamo un po'. Ma vai a pungola che te? Ci proverò. Oh, lui pungola, eh? Quando pungola lui... Perché... è facile. Ci vorrebbe spilloni proprio. A domani. Ciao.